Ciao fanciulle, ciao fanciullini, come vedete sono in cucina perché oggi cominceremo con le nostre ricette dei centrifugati. Molte di voi mi hanno scritto diversi commentini sia su YouTube che su Instagram dicendomi che eravate curiosissime di vedere questa nuova rubrica e siete interessate appunto a queste ricette tutte da bere, fresche, che ci fanno bene. Io sono contentissima di poter condividere con voi questa mia passione perché io amo veramente farmi in casa questi succhi freschi, combinare frutta e verdure insieme, berli, soprattutto in questo periodo, nel periodo estivo, nel periodo primaverile, dove comincia a fare molto caldo, le centrifughe o anche appunto i succhi estratti ci aiutano veramente tantissimo. Quindi, visto il caldo intenso di questi giorni, ho pensato di proporvi come prima ricetta una centrifuga, un centrifugato che sia ricco di potassio, che di rame, di ferro, che ci aiuti un attimino a combattere il caldo di queste giornate e che eviti appunto di farci sentire molto deboli. Quindi la prima centrifuga appunto di oggi la realizzeremo con del sedano, delle mele e dei kiwi. Mi raccomando, prima di cominciare lavate accuratamente tutta la frutta e la verdura in generale, a prescindere da quale appunto tipo di centrifuga dobbiate realizzare. Potete utilizzare sia della frutta normale che della frutta bio. Della frutta bio sarebbe meglio perché almeno siamo un pochettino più sicuri dal punto di vista pesticidi e tutte queste cose qua, però nemmeno io compro sempre appunto frutta e verdura bio, quindi importantissimo lavare bene tutta la frutta e la verdura che utilizzeremo per il nostro centrifugato e magari appunto nelle mele, se non sono bio e volete stare più tranquille, potete andare a rimuovere la buccia. Un altro piccolo consiglio: quando centrifugate il sedano, lasciate anche le foglie, perché anche le foglie sono utili e non si sprecano assolutamente per realizzare i nostri centrifugati o i nostri estratti di succo. E ricordatevi di tagliare in pezzetti, diciamo medi, non troppo piccoli, la vostra frutta e la vostra verdura, così riuscirete a centrifugarle molto più velocemente, farete meno fatica e soprattutto non andrete a sforzare troppo il motore della vostra centrifuga, con il rischio appunto magari di fare qualche danno. Ecco qua la mia frutta e verdura lavata, sbucciata e tagliata a pezzi. I gambi di sedano potete lasciarli interi perché tanto è un attimo centrifugarli, e adesso andiamo a buttare tutto all'interno della centrifuga. Ecco qua ragazze, questo è il risultato della nostra centrifuga. Guardate che bellissimo color verde acceso che ha questa centrifuga, pensate a quanto ci farà bene e a quanto sia antiossidante. Quindi, ricapitolando, abbiamo utilizzato 2 gambi di sedano, 2 mele verdi e 2 kiwi, e questo è la quantità, il quantitativo di centrifuga che si ottiene utilizzando tutti questi ingredienti. Un altro consiglio che vi do è quello di bere subito il vostro succo appena l'avete centrifugato, non lo lasciate in frigorifero, non lo so, per la sera, se lo preparate la mattina o per il giorno dopo, perché perde tutte le proprietà, si annerisce, non ha più un buon sapore, insomma non servirebbe a nulla berlo dopo tanto tempo. Quindi ogni volta che fate una centrifuga, mi raccomando, bevetela subito, altrimenti tutte le proprietà della frutta e della verdura che avete centrifugato si ossidano. E poi queste centrifughe sono favolose perché le potete anche bere appunto come merenda spezzafame a metà mattinata e a metà pomeriggio. E mi raccomando, in questi periodi in cui fa veramente tanto caldo, cercate di bere più acqua possibile e aiutatevi anche con queste centrifughe. Bene fanciulle e fanciulli, spero che questa video ricetta vi sia piaciuta. Fatemi sapere ovviamente se avete fatto questa centrifuga, se vi è piaciuto il sapore. Nonostante ci siano 2 gambi di sedano, ha un sapore abbastanza dolciastro grazie alle mele, e pensate che io ho utilizzato le Granny Smith, che sono quelle più acidule. Se non vi piacciono i gusti particolarmente aciduli, utilizzate le classiche mele, le Golden o altre mele. Io preferisco le Granny Smith perché danno quel sapore in più e danno appunto un sapore più deciso alle mie centrifughe. Bene, per la ricetta di oggi è tutto, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo con la prossima ricetta. Ciao!